Ok, corsivo, ci siamo. Oggi è un giorno di profonda autocritica. Sono stato accusato di usare questa rubrica per scrivere tirate velenose contro le donne. Questa spiacevole accusa mi ha costretto ad almeno 15 minuti di seria riflessione, da cui sono riemerso con la conclusione che sì, sono uno spacciatore di stereotipi femminili. Ma che colpa ne ho se ogni volta che esco di casa trovo nuove prove che gli archetipi femminili sono duri a morire. La madre, la vergine, la puttana, la megera. Ti spintonano in metropolitana, ti rubano il taxi e ti stordiscono col loro profumo in ascensore. Ma forse, lo concedo al sesso debole, dovrei allargare i miei orizzonti e aggiungere alcune nuove idee a questo pantheon. Tu, fulgida dea, la majorette, la liceale e la mangiatrice di uomini, ma è soprattutto quest'ultima che mi preoccupa. Nell'antica Grecia queste terribili femmine erano conosciute come le Erinni, voraci dee della morte. In India è Kali, che si diletta a divorare l'interiore del suo amante Shiva mentre la sua Yoni ingoia il puntini puntini sorvoliamo. In Indonesia la sanguinaria mangiatrice di uomini si chiama Ragma. Tutti i paesi senza la televisione via cavo. E ahi, il Maryland, dove aiuta la famiglia a gestire un negozio di ferramenta, è conosciuta come Maggie Carpenter, alias la sposa che scappa. La cosa curiosa è che alla signorina Carpenter piace vedere i suoi uomini vestiti da sposi prima di mangiarseli. Insomma, c'è la possibilità che non l'abbia ancora visto. Cioè, forse non ha ancora aperto il giornale, può sempre darsi. Appunto. Oh. Ah, Maggie. Earl, non ti serve un condizionatore, ti serve un ventilatore. Ce ne sono altri nel retro. Ciao. Che c'è? Allora, Maggie, l'hai visto questo? Sì, l'ho visto. È il più pesante, il più offensivo, stupido scherzo che qualcuno mi abbia mai fatto. Ma che brave, quanto ci avete messo? Dove l'avete fatto fare? Siete due schifose, comunque dovrei ritirarvi l'invito. Maggie, hai detto niente scherzi di addio al nubilato e quindi noi non c'entriamo. Signore, aiutaci.